cuffie. Tutti i musicisti hanno bisogno di almeno un paio e alcuni musicisti non hanno ancora capito quali cuffie dovrebbero comprare. Soprattutto se sei alle prime armi, vorresti un paio di cuffie che funziona e bene e che non ti cavi un occhio dalla testa per comprarlo. Quindi oggi ho qui per voi non uno, non due, non tre, non quattro, ma ben 5 paia di cuffie che potrebbero fare al caso vostro e che potete trovare su Amazon. Troverete tutti i link in descrizione a questo video. Ma prima di andare giù in descrizione e andare a cercare le informazioni un po' a casaccio, rimanete con me perché nei prossimi 5 minuti vi farò vedere le similarità, i pro e i contro di queste 5 paia di cuffie che hanno un range di prezzo compreso fra i 20 e i 50 euro. Andiamo! Bene, passiamo quindi all'unboxing veloce di queste cuffie. Come vedete sono tutte scatole diverse, però in realtà appartengono tutte alla stessa marca. Diciamo che sono tutte cuffie KZ, sono lo stesso marchio di Yinyo, che sono lo stesso marchio di TRN, che più o meno hanno anche Revo Next. E andiamo a vedere velocemente come sono i box. Quindi all'interno del box troviamo le cuffie ben ordinate. Sono tutti box di buona fattura, che mantengono un'elevata protezione delle cuffie. Quindi andiamo a vedere gli auricolari. In questo caso abbiamo delle KZ ZSN, piuttosto accattivanti, piuttosto carine direi. Andiamo a collegare il cavo. Ogni box qui presente avrà dentro un cavo che sono tutti cavi di ottima qualità e avrà anche i ricambi per le parti di silicone degli auricolari, ma solo uno avrà un box per contenerle. Quindi riponiamo questo primo paio e andiamo al prossimo. Queste cuffie hanno un ottimo peso perché tutto l'involucro è di metallo, come potete vedere è tipo bronzo, color rame diciamo, e sono già montate, quindi estraiamole semplicemente. Passiamo alle Yinyo V2 e come vedete questo qui sarà l'unico paio di cuffie con un vero e proprio case. Doppi siliconi di ricambio questa volta, varie misure e vari modelli, e anche qui sembrano fatte di metallo, infatti dovrebbero essere di acciaio inossidabile. Passiamo velocemente al prossimo quindi, e abbiamo le TRN. L'impacchettamento è molto simile alle precedenti. L'ultimo, questo è il modello più costoso, classica scatola Casey, accattivanti come tutte le cuffie Casey direi. Quello che mi hanno inviato gentilmente come extra, un cavo di ottima qualità che potete sostituire alle vostre cuffie se volete avere un audio migliore, un cavo molto molto resistente. E il cavo è sempre un cavo Casey. Apprendo dalle specifiche che i primi tre modelli che vedete hanno due driver, mentre questi modelli che vedete sulla destra hanno quattro driver. Questo dovrebbe garantire in tutti questi modelli una buona presenza di bassi. Chiaramente in questi, che sono gli ultimi due modelli che hanno quattro driver, il suono dovrebbe essere più definito anche nelle medie e nella profondità del suono. Andiamo quindi adesso a vedere se sono comode e poi al test sonoro e sentiamo come suonano. Bene, quindi passiamo al test delle ZSN KZ. Come tutte le cuffie KZ sono molto comode, effettivamente si adattano bene al padiglione e non cascano facilmente, non cascano proprio per niente, anzi. La curvatura che vedete delle cuffie è senza filo di ferro ed è morbida, ma è elastica e quindi torna sempre in posizione normale. Quindi sentiamo come suonano. Testerò tutte le cuffie con la stessa canzone o comunque con canzoni che ho già nel cellulare e poi anche con canzoni su YouTube che conosco molto bene, quindi so come dovrebbero suonare. Ok, può bastare. Bene, direi che queste KZ ZSN effettivamente hanno dei buoni bassi. Gli alti diventano praticamente subito inascoltabili perché diventano subito molto taglienti. È come se gli mancassero un po' le frequenze medie, è come se ci fosse una scavatura nelle frequenze medie. Non le consiglierei ad uno che ne deve fare un uso un pochino più avanzato, che
che non studiarci, perché comunque sia isolano molto bene, quello è da dire. Passiamo al prossimo modello. Qui abbiamo le Revo Next QT5, che sono quelle molto carine, che hanno una specie di armatura in bronzo, parecchio comode effettivamente. Devo dire che questa cuffia è un po' più piccola, la forma un po' diversa, si aggancia molto bene all'orecchio, praticamente entra quasi tutta dentro il padiglione e si blocca anche leggermente, e isolano piuttosto bene. Come suonano? Ok, può bastare. Allora, le QT5, praticamente si sente quel driver dinamico che fa parte anche del modello precedente. Quel driver dinamico dà proprio quella frequenza delle medio e delle medio alte. In questo caso ci sono parecchi meno bassi in queste cuffie, però un po' più precise in generale come cuffia. Anche queste le consiglierei a chi deve studiare, suonare la batteria mentre ascolta la musica, perché isolano molto bene dall'esterno. Andiamo al prossimo modello. Se vi ricordate, sono le uniche che hanno il case rigido. Cute Earphones Big Power. Cute. Tra tutte le cuffie che vediamo oggi, queste sono le uniche che non hanno un cavo con la curva fatta di gomma. Le sento un po' meno solide rispetto a quelle che ho già provato, e per tenerle veramente solide all'orecchio cambierei cavo, quindi. Però ascoltiamo come suonano. Ok, può bastare. Tutto un altro passo rispetto alle cuffie precedenti. Stavolta iniziano a essere cuffie precise, non sono quei bassi che sono sì potenti, ma nelle cuffie scadenti sono tipo e non si capisce la nota. Qui iniziano a essere bassi precisi, nemmeno troppissimi in realtà, però contando che avevo un volume molto alto adesso in cuffia, vi posso dire che saturano ad un livello parecchio superiore rispetto a quelle precedenti. Possiamo anche azzardarci a usarle come monitor. Andiamo al penultimo modello, che sono le TRN V80. Sono comode, isolano forse un pochino meno, forse perché mi stanno meno appiccicate all'orecchio, essendo comunque un auricolare un po' più piccolo. Sentiamo un po' come suonano. Ok, può bastare. Mi sarei aspettato qualcosina di più da queste cuffie, visto i 4 driver, visto che si presentano a un prezzo leggermente maggiore. Sono cuffie che diventano quasi subito taglienti. I bassi sono precisi, però le medio alte e gli alti saturano quasi subito e diventano taglienti, in che rendono la musica quasi inascoltabile. Non lo consiglierei se non per fini di studio o per suonare la batteria al punto su qualche base. Passiamo all'ultimo modello, quello che per prezzo e che per specifiche sembra essere il migliore sulla piazza. Come tutte le cuffie KZ, sono comode, stanno bene all'orecchio, non vanno da nessuna parte. Andiamo a sentire come suonano e vediamo un po'. Ok, va bene. Mi hanno dato ciò di cui mi aspettavo, il range di prezzo per cui si presentano, una cuffia da circa 50 euro, è stabile, è costruita piuttosto bene, insomma è carina, è accattivante da vedere. 4 driver anche queste, se non sbaglio. Stavolta è tutto ben bilanciato, cioè i bassi sono nel posto giusto e si capiscono, gli alti e medio alti sono chiari, abbastanza profondi e non vanno in saturazione a medio volume, vanno in saturazione ad alto volume. Ci permettono di essere usate anche in situazioni di palco live. Ci tengo a ricordarvi che queste 5 cuffie che ho provato si aggiungono alle 2 cuffie che provai precedentemente, quindi andatevi a vedere pure l'altro video, altri 2 paio di cuffie per voi. Quindi anche per questa volta è tutto. Io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!